Ok, e quindi siamo, siamo a questo punto che siamo riusciti a prenderci delle cose dal database, funziona, ma sul front end non facciamo vedere niente, no? Quindi vediamo quell'ultimo pezzo dell'integrazione che sarebbe far vedere sul front end. Cose che ci siamo, i dati che ci siamo portati dal database. Allora a noi i piatti ci arrivano fin qua, no? fin, fino a questa funzione qui, eh, che è quella funzione che invoca, la fun, eh, che questa funzione sì, appunto che invoca la funzione del file piatti DAO che si prende i piatti e basta. Com'è che li mandiamo all'index in modo che l'index possa fare qual qualcosa con quei piatti? Dovremmo rimpiazzare questo qua, no? E quindi. Piatti. Anzi, cambio questo nome così si capisce. Piatti. Allora, qua questi piatti eh, DB sono i piatti che mi sono portato dal database e qua glieli passo al, al template index.html. No? Ehm, questo index, però, facciamo, facciamo l'esperimento, no? Ma se noi facciamo così. Cosa? questo di sicuro crascia invece no eh. ma dei errori ci saranno perché lui qua nel index si aspetta nell'index lui si aspettava un... questa cosa di tipo menu e poi il menu era strutturato come avevamo visto prima no c'era una lista con tre dizionari uno per il primo, uno per il secondo, uno che rappresenta i primi piatti, i secondi piatti e i contorni, e poi all'interno di, di quel dizionario lì c'era anche una lista con, con, i, con i piatti propri veri. Quindi lui si aspetta un qualcosa di quel genere per eh, renderizzarlo qui. Adesso quella struttura dati non esiste più, no? perché il dizionario che ci stiamo andando a prendere funziona completamente diverso. Questo vuol dire che dobbiamo andare a modificare questo index.html e che, quello, che questi piatti di B che stiamo passando come parametro, cosa devono essere? Allora, questi piatti di, di B che abbiamo qui, cosa sono? Come, come data type, adesso cos'è? Una lista di tuple, che non ci serve, no? Perché... Per noi andrebbe meglio poter mandare dall'altra parte una lista di dizionari che sono quelli che sappiamo gestire e che abbiamo già gestito in passato. Quindi questo qua non ci serve che sia una, una, una lista di, di tuple, ma vorremmo passare un, un dizionario com'è che facciamo a tradurre questo che ci siamo portati dal, diciamo i risultati che ci siamo portati dal database, tradurlo da tupla a dizionario, c'è un'opzione all'interno di SQLite 3 che è questa qui, Allora, ovviamente questo qua non dovete impararlo a memoria ma dovete sapere che serve a fare a impostare sulla connessione un, un parametro, un valore no? e a dire che le cose che ci portiamo da quella connessione lì eh, vogliamo impostarle in modo che eh, lui faccia una conversione come se fossero come se fosse un, un, un dizionario qua praticamente sta, stiamo dicendo che questo SQLite 3.row eh, fa come se fosse una conversione da tupla a dizionario. Okay? E guardate che poi, come, come istruzione, più che un'istruzione o più che, sì, più che un pezzo di codice, è in realtà più un'impostazione su, su, sui risultati che ci prendiamo da quella connessione lì. No? Quindi, per la connection, questo row Factory avrà questo valore SQLite 3.row. Okay? È a quello che serve questa, questa riga, a fare la, non a fare la conversione, ma a dire che tutte le cose che ci prendiamo da quella connessione eh, vengano formatate o vengano restituite come se fossero dizionari. Okay? Quindi avendo fatto così, guardate che se stampiamo. Vedete che qua adesso è stampa SQLite 3.row, quindi non è più una tupla, ma è un oggetto di questo tipo, che è un oggetto che funziona praticamente come fosse un dizionario, ok? Quindi non è propriamente un dizionario, ma si comporta uguale come se fosse un dizionario. E... Bene. Quindi... Per ora qua non dobbiamo fare niente, neanche questo ci serve e dobbiamo andare a modificare l'index. Allora guardate che questo qua non ci serve più perché non abbiamo più quel concetto, quell'entità menu. E adesso nel nostro database ci sono solo i piatti. Ok, questo, allora questo menu non ci serve più. Là dietro si vede bene. Ok. Quindi questo menu non ci serve più. E... Anzi al post. Ah, ok. E questo qua sarebbe for. drop item first blade Ok questo qua Ok commento questo qui for non è piatto piatto 嗯。Um Qua al posto con name funziona? Funziona o non funziona con name? No, perché? Sì, il nome che abbiamo specificato dove? Dal, data, dal database, no? Quindi quel valore che viene messo qui deve essere consistente sempre con il valore che abbiamo dato alla colonna sul database. Per cui qua sarà nome. Eh sì, facciamo group Era Era cosa, scusa? Era il nome, a Ah, nome piatto, ok, ottimo. Sì, sì. Siamo sicuri? Sì. Controlliamo, eh. Sì, nome piatto. Ok, quindi guardate che questo nome qui è consistente con il nome della colonna che abbiamo aggiunto al alla tabella del database. Quindi nome piatto. Eh... Ah, perché lui qua si aspetta. Ah. Questo course facciamo piatto. Non so se sia la stessa cosa. Se riguarda la stessa cosa, no, che in realtà questo non potrebbe essere fuori dal. Cos'era questo course type? Ok, e poi cosa veniva messo questo valore qui? Ah, era per dire primo, secondo. Eh, oh scusa cioè per avere separatamente sì per avere separatamente no secondo me l'alternativa è che comunque dobbiamo farlo no? sarà fare una card qua farlo manualmente e dire tipo pri, primi ok e qua fare in modo che questa, che questa query non va a prendere tutti i piatti, ma va a prendere solo i primi piatti, capito? Facendo così, cosa dobbiamo fare? Creare un'altra card per i secondi e in quel caso qua verrebbero passate tre liste, no? Tre liste o una sola lista che... anzi... Come si fa? If. Se io faccio if piatto, eh, com'è che si chiama? Categoria? L'abbiamo chiamato noi? Categoria... Qua c'è un plate da qualche parte, meno eh, di meno di oggi. Meno di... Perché ok. Quindi avete guardato la, diciamo, la soluzione che ho fatto perché appunto un'alternativa potrebbe essere: dato che l'interfaccia grafica non si mostra come vogliamo che si mostri. Allora andiamo a cambiare tutto il database. Che in realtà non ha molto senso. Diciamo, il database dovrebbe rimanere il più statico possibile no? il più... e poi siamo noi che dobbiamo gestire che, che query andare a fare e poi come mostrare le cose nell'interfaccia grafica quello che dicevo l'altra volta fare cambiamenti fare modifiche sul database è costosissimo mentre fare modifiche sul front end è semplice no non, non è per niente complesso allora la soluzione qua quale sarebbe fare manualmente queste card cioè fare, ce l'abbiamo già questa card qui per i primi piatti ne facciamo un'altra per i secondi piatti e ne facciamo un'altra per i contorni no? qua manualmente inserisco io perché non è che devo andare a prendermi dal database non è che andavo, devo andare a interrogare il database per sapere che c'è primo, secondo e contorno è una cosa che è più o meno statica che, lo, che la so eh, in anticipo quindi qua posso mettere secondi e la terza, questo è Html normale con Torni. No? Non so come era prima. Ok. Ok, quindi lì funziona. E perché ci fa vedere pasta qui? Perché non è giusta questa domanda qui. Per il... Allora, per il primo piatto, cosa facciamo noi? Ci prendiamo quello che... Diciamo, i piatti dal database e gli facciamo la domanda. Se la categoria uguale uguale 1, che era quello che noi ci eravamo messi d'accordo, che 1 rappresenta i primi piatti, allora stampalo. Altrimenti, eh, quando lo facciamo per la seconda carta, al posto di 1 cosa verrà messo? 2 e per i contorni al posto di 2 3. Ok? Allora guardate che aggiornando questo, adesso funziona con quello che abbiamo inserito nel database. <ride> Facciamo. Ehm, bene ditemi un secondo cosa viene messo come secondo cosa viene messo tonno ok E qua ok senza sconto e poi qui eh, noi avevamo detto che i secondi hanno il numero 2 no? E poi come contorno? La? Con una T o con due T? Una, fatta T, giusto così. Sì? No, l'ho scritto giusto, è in italiano, non c'entra con. Ok. Non so, anche, anche voi capita che non. Ok. Quindi guardate che adesso faccio questi, non è che faccio dei cambiamenti, ma aggiungo delle cose alla nostra tabella. Aggiungo dei piatti uno per ogni categoria, salvo le modifiche. E così che succede sul nostro front end, le fa vedere lì. Quindi, fa vedere la pasta come primo il tonno come secondo e poi le patatine come contorno ok si capisce tutto questo percorso che abbiamo fatto eh, sin dal database fino a qua all'interfaccia utente che eh, aggiorna tutto ok poi vi faccio questa domanda io avrei potuto al posto di fare così, diciamo, al posto di fare, perché guardate che qua mi sono portato tutti i piatti e poi per stamparli faccio la domanda e a seconda della categoria e li metto all'interno di una card o di un'altra, ok? Qual è il vantaggio di farlo così rispetto a aver fatto una query per ogni categoria? No perché io avrei potuto dire eh, passami tutti i primi piatti. Aver fatto tipo qua una funzione che passa solo i primi piatti, poi un'altra che passa solo i secondi, poi un'altra che passa solo i contorni. Qual è la differenza o perché pensate che una possa essere eh, migliore dell'altra come alternativa? Guardate che comunque andremo a stampare tutti i piatti, no? Quindi. Anche se lo facciamo con tre, con tre interrogazioni sul database o con una sola, alla fine i dati saranno gli stessi. Cos'è che ci stiamo risparmiando qua? Quella connessione lì è quello di andare a chiedere tre volte al database, non dico la stessa informazione, ma dei pezzi di informazione, no? Quindi al posto di andare a fare tre interrogazioni per prendere solo i primi, i secondi e poi i contorni, ne facciamo una, ci prendiamo tutto e poi lo gestiamo a livello di front-end. Okay. E, e questo è il ragionamento. Ovviamente se ci, fosse, se ci fosse una pagina tipo fammi vedere solo i primi piatti, allora come si fa? Dobbiamo per forza creare un'interrogazione, una query che va a prendere solo i primi piatti. Perché? Perché in quel caso ci interessa solo mostrare i primi piatti. Cos'altro? Ok, domande fin qua? Tutto chiaro? Ok, quindi in teoria questo menu qua, questo diciamo non lo posso togliere perché viene usato da un altro, da un altro endpoint, quindi ehm, crasha l'applicazione, quindi lo lascio, ma guardate che qua siamo riusciti già a rimpiazzare questo qua, non ci serve più questa struttura dati. E, sì, non lo faccio neanche adesso, ma fidatevi che se voi fermate l'applicazione e la fate ripartire, riparti da capo, no carica tutto dal database no? adesso veramente le cose rimangono salvate sul database c'è la persistenza che prima non c'era perché prima quando voi fermavate il, il server e facevate ripartire tutto, niente eh, si faceva tutto da capo, no? ricaricava da capo quello che c'era scritto qui quindi finalmente eh, ci siamo tolti quella preoccupazione lì e eh, e adesso cosa facciamo? Andiamo a rimpiazzare questo, andiamo a rimpiazzare anche le, le recensioni, quindi andiamo a fare in modo che vengano veramente salvate sulla persistenza, cioè sul database. Come si fa? Dobbiamo creare un nuovo database? No, all'interno dello stesso database andiamo a creare un'altra tabella. Quindi modifica, crea tabella, recensioni, primo campo è l'ID, che è il primary key, che è auto-increment. Il secondo campo era... Ah, ok, qua... えー、um Questo testo sarà ovviamente non null. E poi cosa c'è? La foto. Anzi qua per chiarezza eh, questo campo andrò a chiamarlo url foto. Così sapete che quel valore lì non è il file contenente la foto ma l'indirizzo o la url dove si trova quella foto lì. Questo come testo, poi punti. Oh, boh, facciamo valutazione. Mm, facciamo che questo sia numeric. E la foto è opzionale, mentre la valutazione... Eh, no, non dovrebbe, quindi facciamo che ci sia... Che sia NOT null e poi cos'altro c'è? Ah, ok, il piatto, no? Cioè il piatto a cui appartiene quella, quella recensione lì. E in questo caso è un integer. Perché è un integer? Perché è una foreign key eh, che, con, che contiene l'ID del piatto. Che contiene l'id del piatto che sta che sta. A cui è attaccata. A cui è. è tipo di sul testo tipo, di contesto, tipo che può contenere questo, o... Sul testo dell'esame dici? No, no, sul testo c'è. La... Ah, no, 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 no. Però c'è, c'è, ma diciamo questo dovrebbe bastare per quello che facciamo noi. sì, sì ok e, niente questa, quest ultimo è particolare nel senso che appunto abbiamo aggiunto il campo abbiamo detto che è un integer perché sarà la foreign key e poi per creare una foreign key eh, su questo programmino qui su eh, MySQLite browser vedete che qua c'è la colonna chiave esterna quindi cliccate lì e quando cliccate lì eh, vi compaiono questi campi. No? Il primo campo sarà per dire qual è la tabella con cui vogliamo fare il collegamento, con cui vogliamo fare sì, eh, l'associazione. Quindi in questo caso sarà piatti, perché quel valore lì ci rappresenterà un piatto. E poi la seconda colonna sarebbe per dire qual è il campo di quella tabella lì con cui andremo a fare il collegamento, qual è il campo. Con cui andremo a, fare, sì, andremo a fare il collegamento, che qual è? La primary key di quella tabella che è ID. Ok? Dopo che fate così, niente, vi dovrebbe comparire il nome della tabella e il campo della tabella con cui si, si interfaccia. E guardate che qua nella, nella query SQL viene messo foreign key verso piatto che. Eh, che punta a questo campo qui, ID, ok? E guardate che adesso qua, in questo menu, abbiamo sia piatti che recensioni, ok? Ehm... Noi volessimo creare una recensione qua manuale, giusto per poi vedere come funziona. Cosa facciamo? Stessa cosa che abbiamo fatto prima. Mm. Ah, ok, c'è questa zona anche qui, sì. E quindi facciamo molto... Buona. E facciamo che non ha la foto e come valutazione noi abbiamo detto è un numero quindi facciamo 5 e questo qua invece non è impostato bene perché questo questa questa foreign key ci siamo dimenticati di metterla di impostarla come non null e deve essere per forza non null perché se non è non null allora consentirebbe che ci siano delle recensioni che non sono associate a nessun, a nessun piatto quindi prima di andare a creare qualcosa dobbiamo modificare questo modifica tabella eh, sei sicuro di... ok si sì, salva e quest'ultima piatto è eh, not null e appunto ci fa capire che abbiamo, abbiamo inserito già un campo quindi dobbiamo prima togliere quel campo lì togliere quel, quella recensione qui ok salviamo quindi questo piatto guardate è not null Ok, quindi andiamo ad aggiungere una recensione. Pff. Quindi l'ID, ah, perché ci fa vedere questo? E ok, il testo molto... Anzi, molto buona perché diciamo che questa è la pasta eh, senza foto con la valutazione 5 e associato al pasto eh, con l'ID 1. Ok, quindi salva. Salva le modifiche. Ok, quindi qua manualmente siamo andati a creare una, una recensione e vediamo qui come possiamo fare. Quindi. Qua possiamo creare un altro endpoint che sarà... Ok, eh, guardate che qua sono andato a creare un altro endpoint che, dato un ID messo nella URL, cosa, cosa, restitui, cosa restituisce o cosa fa vedere? Le recensioni per un piatto, ok? Per un piatto il cui ID è messo, è messo qui eh, nella URL. Non, boh, non sono ancora molto convinto... questo endpoint, va no. no, bene così, piatto, sì, è così, no? Perché poi quando venga messo, che ne so, tipo, eh, ok, la URL, piatto, piatti, che vuol dire che questo ID sarà l'ID di un piatto, quindi questa sarà la Piatto singolo. No? Quindi sarà la, la URL che corrisponde alla pagina che fa vedere un singolo piatto. Che prima in realtà c'era, solo che c'era questa qui, no? first plate. E cos'è che non ci piace di questo first plate? Che faceva vedere solo i piatti che erano primi piatti non lo faceva per tutti, no? Qua non, non ci interessa se primo piatto, secondo piatto, ma se viene passato un ID, lui mi fa vedere il piatto che ha quell'ID, e mi fa vedere se è un primo piatto, un secondo piatto, tutte le informazioni di quel piatto, e oltre, oltre a quell'informazione cosa ci va a vedere? Le recensioni che sono associate a quel piatto lì, ok? Per andare a prendere le... le le recensioni dal database, cosa dobbiamo fare? Praticamente la, la stessa cosa che abbiamo fatto prima, no? Cioè piatti DAO. Get recensioni. Ci serve passare un parametro a questo get recensioni? Sì. E quel parametro cosa rappresenta? L'ID del piatto di de, de, de cui ci interessano le, le sue recensioni. Quindi qua sarà ID e che questo ID, guardate che è lo stesso che arriva alla funzione, no? Lo stesso ID che ci prendiamo dalla URL, cioè quando l'utente inserisce, o quando andiamo su questa URL piatti slash 1, allora quel 1 è il valore che viene mandato per fare l'interrogazione al database quindi lì andrà a fare l'interrogazione sul piatto che è l'ID1 cioè la pasta in questo, in questo caso ok quindi da questa parte siamo a posto ovviamente questo qua non è ancora implementato quindi dobbiamo andare qua al nostro file piatti dao e cosa dobbiamo fare? Ok, ho fatto copia e incolla praticamente di quello che c'era prima. Cosa cambia? Che andiamo a prendere tutto. No, anzi, cos'è che cambia? Andiamo a prendere tutto da Da recensioni, non più da piatti ma da recensioni, e basta? Punto where E qual è il campo, ve lo ricordate? Ah, questo boh, bisogna, a quanto pare bisogna riaprirlo per farlo aggiornarsi. Ah no, qua c'è aggiornarsi. Ok, quindi c'è recensioni. E cosa, qual è il campo? No, non ID, in questo caso non ID perché l'ID sarebbe la primary key della recensione, capito? E noi vogliamo fare il filtro a seconda del piatto. Non, non dell'ID della propria recensione, ma del piatto a cui appartiene quella recensione lì. Quindi quello che ci serve è questo piatto, ok? Where? Piatto, uguale. E qua come facciamo a, a aggiungere quel valore? Sì, eh, ma se io faccio così. No, perché quell'id sarebbe come se mettessi proprio id, eh, quel testo lì, quei due caratteri id. Eh, quindi facciamo così. Sì? Ma ve lo ricordate perché, perché non andava bene farlo così? Sì, sì, appunto, perché l'utente, questo fosse un qualcosa che lui si prende dal, da un form, se l'utente inserisce nel form un, un pezzo di, di query di MySQL, allora lui viene, aggiunge, diciamo, fa la concatenazione e butta la query contro il database e potrebbe fare di tutto, no? Quindi ve lo ricordate come si faceva quando c'erano dei parametri? Con i placeholder? Che sono... Questi. Questa qua no? Where ID? Okay. Dove eravamo? Ah, okay. che. E Il nostro query sarà questo? No? Quindi, fin qua, fin la definizione del query, niente ID ancora. Okay? Non viene ancora specificato. Io cambio il nome di questo, di questo parametro giusto per, per aggiungere un po' di chiarezza su cosa rappresenta quell'ID che ci sta arrivando come parametro, ok? Quindi l'ID del piatto per cui vogliamo andare a prendere le recensioni, ok? Quindi facciamo tutto uguale, fin qua tutto uguale e qual è la differenza? Dov'è che andiamo a specificare l'ID? In questo execute, ok? Quindi come se noi qua facessimo questa, questa query con un placeholder come se fosse un template, un template da riempire, no? Ma poi viene effettivamente riempito, viene effettivamente specificato il valore che vogliamo aggiungere a quel, a quel placeholder nel execute e se guardate le slide viene fatto così no c'è una particolarità guardate che quel valore lì o quei valori lì che aggiungiamo come parametro vengono specificate come che data type sarebbe questo come una tupla no lui si aspetta come parametro non un singolo valore, ma si aspetta una tupla contenente i, contenente i valori che vengono messi come, come parametri. In questo caso, anche se c'è un unico parametro, dobbiamo specificarlo come una tupla, che è ID, piatto. E per indicare che questa è una tupla sì. sì, come sintassi per far capire che questa è una tupla, dobbiamo aggiungere la virgola, ok? Anche se è un unico valore. Quindi non, non dimenticare quel, quella considerazione lì. Eh, one element of pulse, ok. Ok, singolo id. E vediamo se funziona. Mi sembra che abbiamo fatto tutto. Quindi se noi veniamo qui... Facciamo piatti 1, che okay, non funziona perché in quel, in quel file HTML lui si aspettava di avere un plate, si aspettava altre cose, no? per come era, per com era fatta l'applicazione prima. Comunque qua nel, nel terminal, dato che qua su piatti dao facciamo stampare quello che ci siamo presi dal database, lui dovrebbe stampare Solo che stampa questo, guardate che ha stampato questa, questo qua, solo che lo stampa come row, no? come un oggetto di tipo row, ci, ci fa capire che lì c'è un oggetto di tipo row. Per ora, giusto per vedere cosa contiene quel row, andrò a togliere questa, questa riga lì, in modo che ci, ci passi il risultato come, come, un, come una lista di, di tuple, e vediamo cosa... Ah, quella lista lì ok. Mm, e so. okay, guardate che qua siamo riusciti a prenderci dal database e le recensioni per quel piatto lì, ok. Mm. guardate che qua per dire ho fatto, ho fatto sono sempre andato sulla stessa, sulla stessa URL ma al posto di mettere 1 cioè il piatto con l'id 1 ho messo 2 che nel nostro caso nel nostro database cos'era boh, il secondo il tonno ma quello lì non ha ancora nessuna recensione quindi dato che non ha ancora nessuna recensione associata a quel id guardate che lui ci restituisce quell'elenco quel di tuple ma vuoto come è giusto che sia no eh, vediamo se riusciamo Ok, questo ehm, volta comunque... Io sto cambiando questo perché se vi ricordate adesso il sito, nel sito c'era questo bottone qua nuova recensione nella home e non ha senso che sia nella home ma avrebbe senso che fosse all'interno di ogni, ogni piatto, okay? nella pagina eh, corrispondente ad ogni, ogni piatto. Quindi ho tolto quel, quel pezzo dal home e lo inserisco. Ok, quindi non c'è più qui nella home, ma poi quando io vado su piatti Uno, ce l'ho questa. Niente, ho spostato tutto lì. È eh? molto brutto, ma giusto per farlo funzionare. E. mine a bueno. I am um. Non so perché non mi fa vedere questo. Allora lui capisce che c'è un elemento lì ma non, non ne sta stampando il... Sì, no, quella lì non ha nessuno. Nel cui caso guarda che, sì, appunto, quando lo faccio col piatto 2 guarda che non fa vedere niente. Qua invece, diciamo, arriva fin qua ma non ne stampa... Boh, non so perché non ne sta stampando il... Penso possa essere. Sì, è qua che non è stampa boh, non lo so perché non sta stampando il nome. Comunque lo sappiamo che fun diciamo funziona. For, ok. Div section button section div div Ah, boh, no. ah, perché non funziona? Per? Sì, perché ho tolto, ho tolto questa qua per farvi vedere che funzionava sulla consola e poi quello che stiamo passando lì non è più un dizionario, quindi quando lui fa recensione punto testo recensione non restituisce niente perché è una tupla quindi è una tupla non puoi chiedere il valore di una, di una key e ovviamente se poi aggiungo questo questa impostazione qui guardate che funziona ottimo ehm... Ah, solo che qua reindirizza... Ok. No, ovviamente non funziona perché quel, quel form lì, dov'è che salva? Salva nella, appunto, nella struttura dati locale e non lo salva nel database, quindi per questo che non funziona. Ehm... Ok, sì, facciamo quello lì, eh, facciamo un... l'aggiunta di una re recensione, così vedete anche com'è che funziona, perché sia questo che questo sono dei select, no? Il primo è un select che si prende tutto senza parametri, il secondo è un select che si prende eh, le recensioni che appartengono ad un, ad un certo piatto e quindi viene specificato l'ID di quel piatto, che sarebbe questa seconda funzione. Adesso proviamo a fare una terza funzione che faccia e qualche modifica sul database che sarà andare ad inserire possiamo farla sia con i piatti che con, che con le recensioni quindi facciamolo boh, con i piatti quindi qua sono nel nostro file DAO eh, ok, chiudo tutto e ci concentriamo su questo e quindi dev add Lo facciamo su recensione perché ce laviamo già il form per farlo e quindi per velocizzare. Quindi, a recensione. Per aggiungere una recensione, cosa ci vuole? L'ID del, del piatto a cui verrà aggiunta quella recensione. E cosa facciamo qui? Niente, copia e incolla praticamente di tutto quello che abbiamo fatto fin, finora. Però ci sono dei cambiamenti, quindi fate attenzione a cosa cambia. Ovviamente cambia questo qua, no? Non è più un select, ma un insert che come sintassi viene messo come insert into recensioni, che è una tabella che ha... Questi campi, quali sono i campi che ha questa tabella? Ha l'ID, che noi non mettiamo l'ID perché lo gestisce lui, da, lo gestisce il database da solo, quindi qua non ne specifichiamo l'ID, ha il testo recensione mi sembra ah A ah, il testo recensione, ok. Eh. 1, 2, 3, 4. Ok, quindi vedete come cambia questa, questa query? Non è più un select ma un insert. Vai ad inserire nella tabella recensioni a queste colonne che io ti, che io ti specifico, ti, ti indico qua questi valori, no? Ovviamente i valori vengono messi lì come placeholder, perché non sappiamo ancora, vengono specificati in quella query come dei placeholder, ok? Mm. Poi cosa facciamo? Sempre la stessa cosa, la connessione, facciamo il row factory e poi andiamo a creare il cursore. E poi andiamo a eseguire la, la nostra query. Sì, perché non vogliamo, facciamo apposta, perché se noi inseriamo qui ID, quindi dobbiamo essere noi a passare un valore all'ID, mentre se invece noi non lo passiamo, dato che dall'altra parte l'avevamo impostata come auto increment, è il database che, che se ne occupa. Ok, quindi facciamo apposta di non inserire lì l'ID. Ok. E quindi facciamo che qua non mi arriva più un ID recensione, ma mi arriva un dizionario che mi rappresenta tutti i valori della recensione, no? perché non mi serve più un, un ID, non mi serve più un, solo un numero, ma mi servono Tutte le informazioni associate a, quel, a quella recensione, quindi, qua, come parametro, io mi aspetto di ricevere quella recensione e se quella recensione è giusta, io qua cosa avrò? Recensione. 嗯。Mm hmm. Ok? Quindi sempre una query in cui vengono specificati i parametri, eh, che in questo caso sono i parametri eh, che appartengono alla recensione, che ci arriva come, come parametro di questa funzione qui. Ehm. Ha senso in questa funzione avere questo cursor.fetchAll? No, perché non ne stiamo... Prendendo più niente dal database, ma stiamo facendo una modifica sul database. E vi ricordate cosa si faceva quando c'era una modifica? Un commit che si fa sulla connessione. Quindi qua non c'è niente da stampare viene chiuso e poi qua cosa facciamo? non sappiamo ancora facciamo così perché non sappiamo cosa andare a restituire da quella funzione lì o lo sappiamo solo che voglio farvi vedere un, un ragionamento che ci manca ancora quello dipende da noi No, perché sì, quello dipende da noi. Fare che i campi che si prende lui dal form, che con i, con le, con i dati che si prende lui dal form siano strutturati all'interno di un dizionario in maniera consistente, in modo che quei campi del form siano uguali ai campi del database. No? Quindi nel form devi, diciamo, la cosa giusta da fare sarebbe avere un campo il cui nome sia testo recensione perché lo sappiamo che le cose che lui si prende da un form eh, le prende come un dizionario, no? Quindi se, sono a post, se i nomi sono impostati giusti, è molto semplice, perché ti prende il dizionario che ti butta il form e glielo passi a questa funzione lì e lui se ne arrangia, ok? Quindi fate attenzione in modo che quando ci sia qualcosa da aggiungere, i campi che vi prendete dal form abbiano lo stesso nome del, dei campi del database. Non è obbligatorio, non è che per forza... Deve essere così, ma se riuscite a farlo, vi togliete lì un, un passo intermedio. E, ok. In caso, eh, tutti e due. Allora, quelli del form. No, se, si dovrebbe fare dal qui. Sì, e dobbiamo in qualche modo dobbiamo essere noi a controllare e, e a dire al DAO quello che ti passo io è giusto. E fai so sì, perché quella sarebbe una responsabilità non di quello che gestisce la comunicazione col database, ma di quello che gestisce appunto l'interazione con l'utente e l'interazione col backend. Quindi sì, dovrebbe essere fatto qui alla .pai. Dov'è che crea? Per dire questo qua non, ci funz... non andrà bene perché qua i nomi erano fatti diversamente. Mm. E, ok, facciamo velocissimo così e eh, testo regions mm. cos'altro c'era? Eh, testo foto le foto valutazione piatto ok cosa ho fatto qui ho fatto qualcosa di molto brutto eh, ho creato lì un dizionario a mano ma giusto per farvi vedere com'è che verrebbe passato quel dizionario dal, dal DAO e com'è che il DAO lo aggiunge comunque qua sappiamo com'è che si prende il dizionario da un form no? quindi quel passaggio lì lo sapete già come farlo eh, solo che per tempo ok ci risparmiamo quello e qui eh, com'è che si fa ehm, piatti DAO Anzi per no ve lo lascio lì e... scusa, ok. E... ad recensione e come parametro viene passato rec. Se tutto a posto dovrebbe funzionare, e quindi qua compilo questo perché magari c'è qualche validazione, ma non è che quello che compilo viene passato, perché appunto viene passato quello che ho creato lì sul codice e quindi invia. Ok, quindi vedete che funziona? Qua lui è andato a prendersi quello che gli arriva come parametro, lui intendo la funzione nel DAO e si prende quello che gli arriva come parametro che è un dizionario e aggiunge i campi alla tabella, ok? Quindi è così che si fa l'add e che questo sarebbe appunto una modifica che si fa sul database. Poi un'ultima cosa, quella domanda che mi hai appena fatto, no? Qua, questa funzione che abbiamo sviluppato noi, eh, diciamo questa sarebbe una funzione che funziona se, anzi è una funzione che non prevede che qualcosa possa andare storta, no? Guardate che qua potrebbe, potrebbe darsi che questi dati non siano consistenti, che non abbia potuto collegarsi al database, che, boh, che non abbia potuto fare l'inserimento e comunque non glielo fa capire all'utente. Okay? E non va bene che sia così perché l'utente deve sapere che ha provato a fare questo inserimento e non è andato. Okay? È andato eh, diciamo, la, eh, qua non dovrebbe esserci un solo return, ma dovrebbe essere un return diverso a seconda del fatto che è stato in grado di fare la modifica o non è stato in grado di fare la modifica. Come si fa quello? Si fa con un try e un Except. Mm. Eh Scusate Ah Ok, quindi a cosa serve fare questo try-except? Allora lui prova ad eseguire, quel, ad eseguire questa, questa query. Se l'esecuzione di questa query va bene, allora lui arriverà a questo punto in cui può fare commit, in cui può salvare i cambiamenti sul database. Se per caso qualcosa non va bene con questa esecuzione, allora non arriva a questo punto di fare il commit, ma entra direttamente nel except, nell'exception, no? Nell'exception, cosa possiamo fare noi? Per ora possiamo stampare lì in consola qual è l'errore che è riuscito a catturare lui e facciamo questo connection rollback. Cosa sarebbe il connection rollback? L'opposto del connection commit. No? Non siamo eh, riusciti a fare i cambiamenti, quindi, non salviamo niente sul database. E poi, qualunque sia il risultato, si fa sempre la stessa cosa: si chiude il, il cursore. E si chiude la connessione. Questo l'abbiamo fatto nel, nella nostra interazione col database, no? quindi riusciamo a gestire nella comunicazione col database se è andata bene o se c'è stato un errore. Quindi, fin, fin, diciamo, il file DAO lo sa. L'utente, però, non lo sa ancora, no? perché dall'altra parte dalla parte FLASK eh, questo fa return sempre di zero. Quindi lui non lo sa se è andata bene o meno, lì come si risolve? Perché deve saperlo, no? il flask deve saperlo per fargli capire l'utente, proprio nell'interfaccia grafica, che qualcosa è andata male, qualcosa è andata storta. Quindi come possiamo farlo? Cosa vi viene in mente? Molto semplice, niente di che. Mm. Proprio quello quindi. Facciamo eh, proprio quello no? Io creo qua questa variabile success che mi indica se è andata bene o, o che rappresenta se la, la query è arrivata a buon porto o meno. All'inizio la, la imposto come false per dire no. Dato che finora non ho ancora fatto la, la query, non posso dire che è andata bene, quindi la metto come false, la faccio partire come false. Se, ehm, arriviamo qui al, al try e lui riesce a fare sia la query che il connection.commit, io cambio il valore di, quella, di quel flag lì e gli dico bene, è andata bene, sono sicuro a questo punto che è andata bene, altrimenti se non arriva fino a questo punto, a questa riga 48, eh, arriverà l'exception, nel cui caso non cambia e verrà, verrà restituito false. Eh, poi cosa manca? Che dall'altra parte, dalla parte flask, io dica, allora, se è true, allora, che ne so, fai il redirect da qualche altra parte, se è false, allora fai vedere qualche messaggio che informi l'utente il fatto che non siamo riusciti ad aggiungere una recensione, ok? Quindi era questo l'ultima cosa che volevo farvi vedere, e giusto prima di finire, l'ultima cosa, giuro, è... Eh, niente, il testo di questa settimana è praticamente questa cosa, no? andremo a, a sostituire quello che abbiamo fatto lì all'interno del file Python con un database fatto da voi eh, in cui dovete aggiungere tre tabelle, utenti, post e commenti così come abbiamo fatto adesso eh, niente, la funzionalità che finora avete sviluppato eh, sviluppa... diciamo riempia. Eh. Mantenere quella funzionalità ma con una persistenza vera, che in questo caso sarebbe il database, con queste tabelle. Ok? E niente quindi per oggi direi che possiamo fermarci qui. Grazie. Ci vediamo giovedì.